Cosa abbiamo di bello? Potremmo provare Sacred Earth? Un po' sui dialoghi, effettivamente. O resuscitare Illy. Oh, Circolo di Odio. Quello mi ispira tra i primi, almeno. Oltre a Ouroboros. E Fina e Katabasis non li gioco. Fina, cioè, Fina lo gioco un altro streaming. Vorrei fare uno streaming in inglese, appunto, per, boh, invitare almeno Kaz, che ha fatto il tileset per me, e il gioco di Hunting Swan. Qual era? Somniloquy, ha fatto il gioco. Vorrei però giocarlo con un commento in inglese. Un pessimo commento in inglese, ma è sempre in inglese. Va bene, allora. Proverei Sacred Earth, è più una visual novel, però, quindi facciamo qualcosa di più attivo. Magari possiamo cominciare con una visual novel le prossime volte, perché è un inizio abbastanza lento. Cup Noodles anche pare carino, eh. Cup Noodles pare carino. Devi premere freccette. È tipo, aspetta, è un gioco di ritmo? Devo scaricarlo subito se è un gioco di ritmo. Non mi spoglierò cos'è, ma me lo provo adesso. Mangiare cup noodles è un'abitudine. Ah, non si vede. È un'abitudine cattiva mangiare cup noodles, ma ringiovanisce. E così putrò il tema della rejuvenation. Perfetto. Grandioso. Ok, mi ha scaricato. Perfetto. Dai, ti aspetto. Ok. Cup noodles. Dai, se è un gioco di ritmo, ha vinto lui per me. Se uno ha fatto un gioco di ritmo con un RPG Maker, ha già vinto per me. Allora, ok. Cambio schermata adesso. Oh, è bella larga. Quindi ci sarà quella per VIX-Ace. Ecco qui. Cup Noodles. Vediamo. Il gioco contiene luci e scuotimenti. Va bene. Controlli. Muovi. Z, X. Dov'è il mio ritmo? Dov'è il mio ritmo? Sì! Devo spammare per alzarmi. Sono io la mattina. Devo premere il tasto Z tantissime volte per alzarmi. Ok, mi alzo. Mi ricordo Waterflame. Cioè, no, è il ciuffo di Waterflame, il compositore. Perché tu? Perché siamo in un mondo devastato all'improvviso? Perché? Dai, beh! Perché? Perché c'è una cosa rovinata lì? Siamo in un posto apocalittico, ma lui vive normale. Yo! Yo! It's a tomb! Ancora morto pomeriggio, eh? Ah, che modo di dialogare. È il nostro principe di ghiaccio per te. Richiamami quando ti. Quando resusciti. Wow, gli easter egg al tema. Logi, sei sveglio, amico? Sì, sorpresa, non sono morto. Quindi in effetti avrebbe giovato un po' il gioco con dei portrait dei personaggi. Il pomeriggio. Che c'è? Oh, pensavo, vuoi venire a studio e praticare l'ultima volta per lo show? Niente, batte un ripasso all'ultimo minuto. Tu pratici. Fai pratica weekend. Il tuo potere finalmente ha afflitto il tuo cervello? Ehi, ehi, mio cervello è immune al surriscaldamento, ti dico. Comunque, sì, sembra una buona idea. Va bene. E mangiamo qualcosa prima, però. Il Cup Noodles. È il tema del gioco, in effetti. Cup Noodles. E li hai nascosti nella mia stanza? Sai, Ellen si arrabbia se scopre che li stavi mangiando. Cosa mi farà una tazzina ogni. Un contenitore ogni tanto a me? È veloce e delizioso. Cibo spazzatura. Mi dà quella voglia che le diete non danno. Direi anche che è rigiovenante. Ancora con questi giochi di parole sul tema. Ho la loro scusa per parlare del tema. Provane uno, amico. Giuro che è il migliore che ho mai provato. Ok, ci provo. Ok, allora, buon appetito. Accanto al frigo. Questo. Lo sprat è caruccio. Ma molto, molto più bello il Tileset, in verità. Il Tileset è molto bello. È uno realistico. Oh, posso aprire un news. Museo degli Shifter, eroi che tengono la città al sicuro. Ah, quindi la città è supereroi.
Vestiamoci, va bene. Io voglio il gioco di ritmo. Voglio vedere il gameplay. No! C'è un mostrone, niente noodles. Attenzione, cagno attacca. Stare calmi e evacuare la zona più sicura. Mentre stavo uscendo. Beh, non posso andarmene da... Lasciarlo solo. UK Shift. Oh, è un supereroe! Sì. UK Shift completato. Plot twist è un eroe. Le battaglie è una vista comune in questo mondo. Cos'è quello? Una mucca? Cos'è? Un attimo. È un ragno mucca. È un ragno mucca quello. È inquietante, ma ridicolo al tempo stesso. È un ragno aiuto. Bello che il telegiornale ti fa il tutorial. Questo è molto carino, il telegiornale ti fa il tutorial. I nemici ti mostrano frecce. Seguile con le tue. Ogni match abbassi la loro vita. C'è un tempo limite però. Ah, non è ritmo purtroppo. Capisci? Sì. Andiamo! Abbiamo la visuale. Come gestite la situazione? Sì, sarò un Gyuki today, tutto nella norma, no? Non male. Schifoso, ma facile. Onesto, è un Gyuku dopo tutto. Attento però, non congelare tutto, ok? No, abbiamo già distrutto tutto con le fenici. Siamo a posto. Per favore, non usare ragnatele, ok? Start! Left, right, up, right. Down, down, left, down, 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 left, down. Facciamo il ritmo. Left, right, right, left. Left, right, right, left. Left, right, up, up, up. Left, up, up, down. Era facile. Finisher Ice Beam. Non devo premere niente? No. Va bene. Vabbè, gameplay è semplice, ma caruccio, su. Prendiamo il cibo adesso, come se niente fosse successo. Ehi, ho visto che affrontavi... Ah, loro sanno della sua identità. L'hai fatto così velocemente? Non sono anche uscito dalla struttura quando l'hai finito. Ottimo però. Mi spiacerebbe per quello Gyuki se fosse contro noi due assieme. Vabbè. Scommetto non hai mangiato niente. Vai con calma. Posso prendere i noodle per favore stavolta? E quindi noodles? Cosa c'entrano con il gioco? Ok, ho provato. Non mangerò così. Non lo mangerò così. Ci deve essere qualcosa che posso aggiungere dal frigo. Ah! Posso aggiungere qualcosa. Una cipolla, sicuramente. Cos'è, Spring Onion? Non sembra cipolla quella. E cos'è, Kamaboko? Ah, quello giapponese, va bene. Oh, certo, anche... Gamberi, gamberetti. Cosa buttare? Ah, il cipollotto. Ok, ah, ok, mi sono confuso con la cipolla. Alghe? Non mi convince. Ah, vabbè, vado per il tofu. Ho voglia all'improvviso dei noodles. Non so perché. Tu me lo mentiva sul fatto che ringiovanente. Rigiovanante, sì. Ora con il stomaco pieno, vai allo studio. Ho voglia davvero di noodles. Che succede ora? La battaglia di giornali più mascolina? Va bene, Toma. Cosa vuoi col giornale? Non siamo qui per fare pratica? Lo siamo! Ma nessuno ha detto che non possiamo fare pratica, no? Non possiamo giocare. Ok, possiamo cantare mentre lo facciamo. Ma il ballo? Sono confidente che abbiamo già imparato. Sento che potremmo fare più pratica. Credi in me che credi in te. Aspetta, di chi era la cheat? Credi in me che credi in te. Era di Final Fantasy VIII, no? La cheat. Credi in me che credo in te. Sì, era Final Fantasy VIII, se ricordo bene. O mi confondo con altro. Ed è un anime? Quello più mascolino. Allora, forse un anime? L'ho già sentito, però non ricordo. Penso sia Final Fantasy VIII, dai. Credi in me che credo in te. Non ho idea che anime possa aver visto che ha questa citazione, però. Credi in me che credo in te.
E dovrebbe essersi riconnesso, perfetto. E OBS purtroppo la prima connessione fallisce sempre. E devo aspettare 30 secondi per riconnettere, sì. Ok, stavo dicendo, parlavo di anime mainstream e all'improvviso mi si è bloccato. No, semplicemente dicevo che ho visto pochi anime mainstream, ora che parla, mi torna in mente che la citazione l'ho già sentita. Credi in me che credo in te. Sono abbastanza convinto che sia Final Fantasy VIII. Altrimenti non penso sia Steins Gate. Altri non ho visto, My Hero Academia, Sword Art Online sicuramente no. Altri non ho visto. Ho visto il film della prima stagione di Attack on Titan, ma tutto lì. Ma come la conosci la citazione? Credi in me che credo in te. O roba simile. Mi fa piangere ogni volta. Va bene, facciamolo. Battaglia. Left, right, up, right. Up, down, down, down. Ci sarebbe stato con la musica, moltissimo. La musica avrebbe dato molto di più a questo minigioco, credo. Da qualcuno che l'ha cominciata. La tua voce va fuori ritmo. Ne hai abbastanza? Ah, chi è fuori ritmo? Sta appena cominciando! Forza, fatti sotto! Ten, 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 ten. Vediamo anche il ritmo, su! Ten, 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 ten. Left, right, down, up, right. Ho invertito? No, è corretto. Ah, che lavorone. Ok. Che allenamento. Va bene, penso che basta qui, dai. Non ho tempo per provare tutti i singoli giochi. Ma questo è molto carino, dai, è molto carino. Il gameplay in verità è molto banalino. Ma mi avrebbe comprato se fosse stato un rhythm game con gli stessi tasti. Che ovvero premi su, su, destra, giù. E di premere a tempo su, su, destra, giù. Ma fare un rhythm game con RPG Maker è un po' un'impresa. Però